Amici di Border Nights, ben trovati, questa è la settima puntata del ritorno di Totem, stiamo davvero procedendo con questo bellissimo cammino, già arrivato appunto alla puntata numero 7. stiamo per scoprire chi è l'ospite, peraltro l'abbiamo già annunciato, ma prima andiamo a salutare Giorgio Cerquetti, ciao Giorgio. Allora, Hare Krishna, caro Fabio e caro saluto a tutti gli amici che guardano questo video e ho il piacere di presentare questa sera un carissimo amico che conosco da più di 40 anni di più non 40 più di 40 anni il nome italiano è marco ferrini e secondo la mia opinione secondo gli anni che sono passati conoscendo in italia l'italiano è uno dei migliori eh, conoscitori dell'antica filosofia indiana quindi se stasera qualcuno ha delle domande sullo yoga l'antica filosofia indiana può eh, farle direttamente e risponderemo però nel presentare marco siccome ho parlato con lui prima i colleghi della repubblica che diceva che il principe carlo il famoso prince Charles il figlio di Elisabetta ha consigliato al sistema eh, nazionale sanitario inglese di introdurre lo yoga e introdurre lo yoga anche nelle carceri, perché spiegava lui che lui lo pratica lo yoga fa bene alla salute del corpo e della mente. Quindi io partirei subito con questa domanda a Marco Ferrini, e poi magari dopo diciamo come ci siamo conosciuti. Perché vuole partire con questo. Tu cosa ne pensi, caro Marco, di introdurre lo yoga nelle scuole italiane, ad esempio? Anzitutto un caro saluto da Marco Ferrini a tutti voi, a tutti coloro che stasera si uniscono in questa conversazione. Ritengo che sia una saggia proposta. Sia in termini salutistici, da un punto di vista esteriore come la salute del corpo, ma anche la salute mentale, la salute di quelle strutture incorporee, appunto sottili e invisibili, su Shumna, in sanscrito, che danno sostegno al corpo e soprattutto danno sostegno al sistema immunitario, perché quella è la vera prevenzione. Lavorare sul sistema immunitario. Quindi dobbiamo parlare di yoga e di ayurveda. Bene, allora volevo fare quello che si dice in inglese, un flashback, un passo indietro. Io, eh, conoscendo lui da più di 40 anni, eh, ho telefonato, gli ho detto, ciao, are Krishna, Marco, vuoi venire il 30 agosto? Lui mi ha detto di sì. Ma per te il 30 agosto che cosa rappresenta, cioè nella tua vita personale, è una grande bellezza che è entrata nella mia vita, è un raggio di luce potente perché ho incontrato il mio maestro. È stato il mio primo incontro con quello che sarebbe diventato da lì a, a poco, il mio maestro, la mia guida, il mio faro, la sorgente di quel seme di conoscenza che poi è diventato un piume in piena e io mi sono... Bagnato finora, costantemente in quelle acque. Era il 30 di agosto del 76. Oh, chi era questo maestro? Dove è successo? È accaduto in India. Il nome del maestro è Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada, fondatore del movimento Hare Krishna, fondatore di una nuova. Versione di un'antichissima tradizione, quindi declinata in lingua attuale, nella forma della pratica di uno yoga antico quanto il mondo, che è lo yoga dell'amore, e questo, questa disciplina, questa disciplina che ha una sua antichissima storia, Porta a seco una tradizione psicologica, filosofica, teologica, ritualistica e porta a seco anche una capacità di nutrizione, una, una scienza proprio della nutrizione che potremmo definirla la nutrizione dell'anima, il cibo per l'anima, è una formula anche sociale che io ho riscontrato nei decenni successivi all'incontro essere di grandissima importanza anche per il nostro sistema sanitario per il nostro sistema educativo eh, sia in termini eh, salutistici dicevo ma anche dal punto di vista sociale anche dal punto di vista economico eh, e dal punto di vista eh, della non violenza, che è anche un grande risparmio di energia e di pessime conseguenze sul piano psicofisico. Quindi, per me, non è stato solo un maestro di spiritualità astratta, bensì un modello interessantissimo, dolcissimo e potentissimo di applicazione pratica, quindi non solo una filosofia, ma anche una prassi, una modalità pratica da calare nella vita di tutti i giorni, proprio per collegarsi eh, alla nostra migliore versione, alla migliore versione di noi stessi, cioè alla nostra reale identità. Questa nostra reale identità è la identità metafisica spirituale e quindi prendere le distanze eh, sempre in maniera garbata, sempre in maniera eh, tollerante e direi anche eh, dolce, pacata, armonica da quel dominatore, da quel tiranno che eh, schiaccia la vita di tutti noi, che è l'io empirico, che è l'io storico, che è l'identificazione con status, con funzione, con ruolo. Quindi quella via per sciogliersi da tutti questi nodi è una via che appare da distante abbastanza tortuosa, abbastanza impegnativa, ma nel momento che si comincia a praticare con una guida così esperta, così illuminata, così realizzata, ecco quella Grande difficoltà scompare si tramuta in un viaggio. Io direi affascinante, avviato il quale non ci si può esimere da continuare, ma proprio per scelta, Quindi, per liberazione. Giusto. Allora, siccome io ti conosco, per chi non ti conosce, faccio una piccola presentazione. No. Allora, Marco Ferrini nasce in Italia. Diventa in breve tempo un affermato uh, si può dire designer. Poi spiegherai tu meglio cosa facevi, ma io lo sapevo. e In agosto invece di andare in vacanza al mare, diciamo, eh, va in India. Vai in India, cioè prende le sue vacanze. Vai in India. Allora, domande ve veloci, risposte veloci: perché sei andato in India e come hai fatto praticamente a incontrare il tuo maestro spirituale il tuo guru eh, Swami bhaktivedanta no? c'è proprio l'episodio che ti ha portato all'incontro faccia a faccia con questo grande con questo grande maestro spirituale parto da distante perché il viaggio era cominciato 3 4 anni prima in cui il cosiddetto successo, la ricchezza o la fama erano diventati un fardello per me, un fardello, cioè invece di, di darmi entusiasmo mi davano preoccupazione perché mi toglievano tempo, energia, attenzione a quello che era il mio interesse, il mio interesse era conoscermi profondamente. E quindi avevo fatto il primo viaggio in India nel 75, 75, 74 addirittura nel 74, ma il viaggio era cominciato nel 73. Avevo cominciato a pensare che la mia formazione era quasi totalmente occidentale nella filosofia, nella letteratura, nelle arti, perché io vengo, provengo da una formazione artistica, dal Magistero d'Arte. E, e avevo sentito che ero fatto il pieno, il troppo pieno, insomma, che avevo bisogno dell'altra faccia della Luna e avevo ormai sviluppato l'idea che volevo sapere cosa fossero le Upanishad, e cosa fosse la Bhagavad Gita, perché traspariva da quelle poche eh, riflessioni che avevo fatto che esisteva una realtà che. Mm, aprivo un orizzonte di senso eh, per l'escatologia, cioè per il destino finale dell'uomo, per, per il viaggio post-mortem e così tutto. Quindi ho, sono andato nel 75, nel 74, 75, nel 75, poi sono tornato di nuovo a fine del 75, poi sono tornato nel 76, sono partito di luglio. E sono andato in diversi posti dell'India, però l'incontro è stato quello che ha dato un senso forte, è stato eh, sull'Himalaya dove ho incontrato un anacoreta, un, una scelta più o meno della mia età, ma non si capiva bene di quale nazionalità fosse, non si capiva bene quanti anni avesse. Ma più o meno a me sembrava un coetaneo, quindi siamo eh, in agosto 76, e io ero andato soprattutto per studiare la psicologia che includesse l'anima e avevo sentito, avevo letto qualcosa che Patanjali spiegava una psicologia che però dava un grande spazio all'aspetto spirituale. E quindi avevo scelto un ashram dove tenevano un corso in questo senso. Però ho incontrato questo, questo giovane, quest'uomo, anche lui come me, aveva 31 anni più o meno, insomma, immagino così. Però com'era conciato, dai capelli, e tutto il resto non era facile dedurlo. E abbiamo cominciato a parlare di qualcosa che a noi ci appareva l'argomento la, più, più urgente. E lui mi ha parlato per primo della Bhakti, lui mi ha parlato per primo di lasciare il posto dove ero e di, di andare a cercare un grande maestro che mi potesse introdurre al mondo dello yoga dell'amore lo yoga della Bhakti Bhakti traduce sia devozione sia amore prema Bhakti e questo comincia riparto dal Rishikesh dove ero eh, dove avevo la base ma noi andavamo su, sui monti eh, parto e mi dirigo verso Brindavana perché la persona mi aveva detto tu, se non pratichi lo yoga dell'amore, non sarai soddisfatto. Chi te lo può insegnare è Bhattivedanta Swami e devi andare a cercare Battivedanta Swami a Brindavana. Io non sapevo dove fosse Brindavana, non sapevo chi fosse Battivedanta Swami, ma nel frattempo mi aveva insegnato un mantra. dice: Questo è il mantra più importante che puoi conoscere in India. Hare Krishna, Hare Krishna.

è stato il primo incontro, il più bel incontro della mia vita, nonostante nella mia vita avessi incontrato tante persone in vari continenti perché ero già eh, molto lanciato professionalmente, ma sentivo che quella professione, ma non tanto quella professione, e che mancava il senso alla mia vita, mancava proprio il senso, quello che dà il senso alle cose che facciamo. È proprio Ciò che riempie la vita è il senso, poi diremo le emozioni, tanti anni dopo, e quella emozione costante che mantiene il senso della vita è la bhakti. Ecco che l'incontro con Prabhupada è stato inenarrabile, meraviglioso, e soprattutto illuminante. Quei 40 minuti sono stati un'eternità per me. Qui ritorno spesso. Sono tornato anche in diverse occasioni, in diverse esperienze che ho avuto successivamente. Ma il mio maestro ha lasciato questo mondo, ha lasciato il corpo. Eh, di ottobre, novembre, ottobre, mi sembra, del eh, eh, 1977, quindi 15 mesi dopo più o meno dal nostro incontro però mi aveva già accettato come discepolo e quindi la mia vita poi tu l'hai conosciuta benissimo dal 76 quindi da subito allora eh, cari amici io ho incontrato marco ferrini eh, che eh, aveva appena da poco aveva incontrato questo grande maestro Swami Bhaktivedanta, conosciuto come quello che ha dato anche il Maha Mantra ai Beatles, di cui George Harrison, nella canzone My Sweet Lord, provate a sentirla alla fine, sente Hare Krishna, Hare Krishna, quello che è il grande canto della liberazione che ha appena cantato lui, e chiamato anche Srila Prabhupada, per cui dice la stessa persona, Swami Bhaktivedanta, Prabhupada o Srila Prabhupada. Per andare così saltando, perché abbiamo molto tempo, ma come fa una domanda? no, Un, un italiano, Marco Ferrini, così, che nel 1973, 1974, 1975, 1976 è in India a cercare lo yoga e la spiritualità, come hai fatto tu molti anni dopo a ricevere una laurea in India? una laurea eh, e raccontacelo tu, come è, com è possibile che hai ricevuto questo grande riconoscimento da parte del governo indiano, da parte della cultura indiana? Nel 75 e ancora poi nel 75, due viaggi in India, ho incontrato yoghi, swami, brahmani, fakiri. Ho incontrato insomma tutta quella variopinta eh, soteriologia che nell'insieme si può chiamare induismo, ma io cercavo una guida che non corrispondeva mai alle persone che incontravo, alle persone che, a cui ero introdotto, alle persone. Eh, che mi avevano indicato in quell'ashram, in quel monastero, in, su quel fiume, su quella palafita. Poi vi parlerò anche di Daura Baba. <ride> Ma eh, io sentivo che non era la mia guida, sentivo che non era il mio, il mio maestro, sentivo che, eh, insomma, c'erano proprio quelle che poi. Ho imparato a riconoscere accuratamente le vritti, cioè quelle, quelle vibrazioni, quelle frequenze che una volta che si aprono certe porte, certe, certi centri, si comincia a capire chi abbiamo di fronte, che cosa fa, cosa pensa. E così ho viaggiato tanto, sono stato in Ashland molto importante come a Ranchi nel Bihar sono stato Quello eh, fondato da Yogananda, Paramanso sono stato da Vivekananda nel sud dell'India proprio a Kanyakumari, sono stato ovunque ho girato a destra, a sinistra a cavallo in, 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 in treno in pullman, in tutti i modi però non trovavo, non trovavo la persona che, in cui io potevo proprio riporre fiducia e naturalmente non mi aspettavo che fosse una cosa immediata e anche perché sentivo che molti racconti erano frammentati, erano incompleti, insomma, avevano eh, narrative dal mio punto di vista insoddisfacenti, io venivo da una, da una filosofia, da una cultura, da una insomma, dove in cui i, I temi insomma sono introdotti con profondità con qualità insomma come uno che ha vissuto il rinascimento non può accontentarsi di qualsiasi pittura per intenderci o, o pittura o scultura o architettura e beh insomma allora avevo, avevo deciso che volevo saperne di più dell'india dalla tradizione indiana volevo saper di più di quella che era la eh, come dire eh, la corrente principale, quindi tutto si riferiva ai Veda, volevo sapere cosa erano i Veda e dovevo imparare il sanscrito. E nel 76 sono andato a segnarmi alla eh, Banares Sanskrit University, a Banares, eh, con l'idea di cominciare un corso proprio di storia della filosofia, di prassi della filosofia, di applicazione della filosofia, perché le voci discordanti che avevo sentito non generavano una, una spinta univoca, eh, ispirata, insomma capivo che c'era dispersione, c'erano molte sbavature, c'erano molti buchi nelle narrazioni e, e anche quell'esperienza comunque ho parlato con diversi docenti, bramani, eh, insegnanti alla Sanskrit University di Banares e anche con loro, per i giorni che stetti presso di loro, insomma, non mi sentii molto soddisfatto. Infatti, avevo rimandato la iscrizione proprio perché in questi colloqui che avevo desiderato avere, non ero rimasto proprio neanche dal punto di vista accademico per intenderci, ma, ma non voglio sminuire, ero io probabilmente che ero, come dire. Eh, Molto appassionato, molto affamato, molto assetato di questo sapere. E non avevo probabilmente ancora trovato il verso, la via, l'episteme, non avevo ancora trovato il sistema. E anche perché le persone non mi sentivo, non, non, non le sentivo come, come io sentivo dentro che invece un guru avrebbe dovuto essere. Guru vuol dire insegnante, prima di tutto. Guru vuol dire guida. Guru vuol dire esempio, non è una astratta luce. È qualcosa di molto concreto, e anzi significa anche pesante, pesante, come l'Himalaya addirittura si vede nelle Upanishad. Quindi era questa la difficoltà nella ricerca, che non trovavo un'applicazione un così facilmente. Incontrando Prabhupada nella sua semplicità, ma anche nella sua strettissima coerenza e anche nella sua eh, generosità, l'età era avanzata, la salute era malferma, ma i suoi occhi erano brillanti come stelle, come luci, come diamanti. E ha esordito dicendomi noi ci conosciamo e io ho fatto l'errore di dirgli di no di rispondere di no mi sono pentito per gli ultimi 44 anni e poi insomma poi si è chiarita la questione in seguito quindi sono arrivato in questo modo incontrando tante tante persone molto colorate in una, una vera varietà una, vera, una varietà da cumbamela anche perché io sano, giovane con i mezzi a disposizione avevo proprio, mi ero mosso tanto in India ho incontrato tante persone tante realtà e, ecco è stato un incontro con Batti Vedanta Swami Prabhupada e, ed è vero quello che hai detto perché dopo un mese e mezzo due mesi ci siamo incontrati con te e si è fatto un bel pezzo di strada insieme sì ma la laurea, come l'hai ricevuta in India questo, questo eh, riconoscimento? Come eh, ti è stato dato sempre con lo stesso spirito di fare le cose fatte bene, di fare le cose eh, con un metodo, portarle eh, avanti in una maniera abbastanza eh, organizzata, sinergica, strutturata, io ho pensato anche per diffondere quello che Battivedanta Swami Prabhupada aveva costruito, aveva fatto con i suoi libri ho fatto dei corsi di studio, tutti fondati sui libri di Battivedanta Swami Prabhupada e quindi ho fondato un istituto nel 95, quindi 25 anni fa, tra poco tra anzi, appena è appena trascorso oggi, no un pochi giorni fa, pochi giorni fa era il 25 annale di, della fondazione del centro studi Vedanta, quindi ho fondato un centro studi, quando il centro studi ha cominciato a cooperare con l'università io sono stato chiamato a tenere dei corsi presso l'università di Siena, sulle Upanishad e sulla Bhagavad Gita uno studio comparato tra Bhagavad Gita e Vangelo, quindi le due forme di devozione amorosa di Bhakti, di amore nel Nuovo Testamento eh, biblico che è il Vangelo, nel Nuovo Testamento vedico che è la Bhagavad Gita. Quindi questa proporzione è uscita molto interessante anche per, per l'autorità accademica dell'Università di Siena. E, abbiamo, e io ho fatto per cinque anni, praticamente un quinquennio, anno dopo anno corsi di indologia. Questi corsi hanno avuto uno sviluppo, uno sviluppo molto piacevole, molto bello, ispirante, centinaia e migliaia di persone sono venute a studiare con noi, si sono unite eh, al Centro Studi Battive a e io ho cominciato a cercare relazioni anche con altre università, non perché non mi bastasse l'Università di Siena, ma perché per mettere assieme parti, infatti, da quelle prime 5, 6, 7, 8, 10 materie, siamo arrivati a quasi 100 adesso. Materie di studio con le quali i nostri studenti possono costruire il loro percorso per un master, o per altri, o percorsi di counseling o per altro. Quindi, tra queste, tra, tra queste università c'erano due americane e una indiana. Questa indiana era la Dev Sanskrit University, era il OER. Abbiamo uno splendido rapporto proprio di, eh, a più livelli, insomma, sia dal punto di vista amicale sia dal punto di vista accademico. Sia, e, e loro operando insieme, facendo corsi congiunti, avendo eh, tutta una serie di scambi molto, molto intensi, molto cordiali, molto ispirati. Sono stato fatto membro del loro giornale eh, internazionale universitario. Eh, per cui ho, ho scritto articoli insomma, e, alla fine, e alla fine mi hanno dato il piacere eh, 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 è, è stato molto bello perché è stato il presidente dell'India in persona assieme al rettore della Deve Sanskrit Università congiuntamente mi hanno dato sia la medaglia d'oro agli studi indovedici, tra l'altro il termine indovedico è coniato da me, risulta essere me, E è, anche questo fatto, insomma, diciamo, di avere vissuto questa bellissima esperienza, e la stiamo vivendo tuttora, quindi siamo in ottimi rapporti da oltre dieci anni. E nel 2012, nel 2012 il presidente dell'India, congiuntamente al. Al, 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 al rettore della Deve Sanskrit University. Tra l'altro, a Reduardo, dove te ram, rammentavi questa grande, sacra città in una delle tue ultime eh, trasmissioni. A Reduardo, eh, con una immensa folla, erano 14.000 persone, eh, eh, e, eh, e assieme a, eh, a questa folla bellissima, ho ricevuto. Questo premio, questo, questa onoreficenza, insomma, mi è stata ehm... sì, è stata data sì, così, insomma, eh, allora, no, devo spiegare ehm... una grande, sì, no, devo spiegare... Marco. Devo spiegare perché ascolta, perché tu l'hai detto in inglese, PHD è. Eh. PH.D è eh, l'equivalente della laurea in italiano, quindi tu hai ricevuto una laurea ad honorem eh, da eh, Presidente dell'India, niente di meno, e il Rettore dell'Università. Poi volevo anche dire per chi ci ascolta che lui ogni tanto dice Benares, si è andato a cercare Varanasi, una volta io sono arrivato a Benares quando si chiamava Benares nel 1968. Oggi invece si chiama Varanasi perché il Gange ha due fiumi, il Varuna e l'Asi, quindi gli hanno dato il vecchio nome. Adesso cominciamo, eh, Matteo Avatar, il nome spirituale, a fare domande una dietro l'altra, risposte veloci. Caro amico. Chi sono i Deva? Chi sono i Deva? Ah, è una domandina facile per, per, per avere una risposta. La sì, risposta veloce. Risposta veloce. E la risposta veloce è che in senso Deva corrisponde anche alla radice div di divus divino latino. Dibyam sta a intendere il cielo, la radiosità del cielo, la luminosità, quindi sono esseri luminosi, esseri di luce, però ce n'è una varietà straordinaria di questi esseri di luce. I deva sono nella gerarchia più alta. Quando nella Briatta Aranico Panisciade Matrei chiede ma allora quanti sono i deva? E i deva rispondono che sono 33.000: dice no, no, ma mh, quanti sono quelli che contano? 3.000, eh, ma quanti sono? 333, 3 poi infine diventano tre: Shiva, Brahma e Vishnu. I deva comunque nella loro funzione sono come eh, alti funzionari della. Eh, Mobilità del cosmo. Sono come una sorta di ministri de, delle energie cosmiche, e magari detto con gli elementi materiali suona un po' profano, ma non è così chi conosce bene la letteratura sanscrita, la letteratura sacra, sanscrita, soprattutto le Upanishad, i Veda, la shruti, cioè la rivelazione vedica, la shruti, e anche nella Smriti, il Mahabharata, il Purana, la Bhagavad Gita sono opere straordinarie. I Deva ci sono sempre, perché senza Deva non si fa nulla: non si può neanche sposare, non si può morire, non si può nascere, non si può accettare la guida di un maestro, non ci si può illuminare. Perché i Deva sono eh, possiamo dirlo con i latini, sono i numi i numi, cioè coloro che ci danno la forza, che ci danno l'energia che ci danno la shakti ecco in sanscrito, shakti per poter assumere ad esempio dei voti, noi potremmo assumere voti ma senza l'aiuto dei deva noi eh, poi manchiamo nel sostenere nel mantenere, nel rispettare quei voti, possiamo fare grandi piani e eh, nelle nella grande via, nella, nella Mahamarga, c'è cioè proprio Dharma, Arta, Kama e Moksha. Per raggiungere questi quattro risultati, questi quattro straordinari eh, luoghi di, 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 di soddisfazione e di appagamento, eh, arta gli scopi, quali che siano. Eh, Dharma, come ho detto, in una via onesta, in una via retta, retta, ma non in senso pietistico, non in senso sentimentalistico, retta secondo proprio quelle che potremmo chiamare anche oggi tutte le leggi della fisica e della nuova fisica. Quindi, proprio per tenere in armonia tutte le energie, diamo il nome di Deva a chi è responsabile di una categoria di energie. E quindi i più grandi sono i Deva del Sole, Surya, Vivaswan, eh, Indra dalla pioggia, eh, Bumi dalla terra e così via. Quindi questi Deva sono figure potentissime, sono figure non visibili perché sono corpi di luce, sono corpi eh, eterei, sono corpi che sono fatti proprio di energia, di shakti, Deva shakti, Deva shakti che però possono dare un aiuto straordinario agli esseri umani, a tutti, non solo agli esseri umani, la danno veramente a tutti con magnanimità, ma soprattutto, come dice Regiveda, a coloro che si predispongono in maniera corretta, eh, eh, in maniera gioiosa, in maniera umile, in maniera laboriosa eh, e fiduciosa. Eh, leale, ecco loro proprio prendono benedizioni in pieno, diventano, diventano luminosi, benedetti, ma perché la luminosità non è una questione da, da luce al neon, la luminosità è proprio la grazia divina che poi risplende negli occhi, nel volto, nella pelle, nell'aura della persona che ha preso la grazia, ecco gli altri sono in disgrazia, ecco tutto quello che si deve fare con la yoga portare le persone dalla disgrazia alla grazia Bene, ma i Deva viaggiano e viaggiano a bordo dei Vimana possiamo tradurre la parola Vimana in italiano come astronavi allora la domanda che faccio a te è ma sono ancora presenti Deva o sono personaggi storici di un lontano passato? Sono ancora operativi e attivi nel 2020? Io ritengo che siano sempre stati attivi, che sempre saranno attivi e che La relazione con loro lo si può, la si può stabilire non a livello corporeo, ma a livello della loro energia e soprattutto con i Deva di più alta categoria, quindi coloro che sono nella gerarchia più alta, quei Deva che sono in alto, noi diremmo, secondo la scolastica, nell'Empireo Shell. Ecco, qui noi dobbiamo parlare proprio di… Eh, del paravioma, paravioma, parama è un superlativo assoluto in sanscrito che vuol dire eh, massimo, vioma significa scelo, quelli che stanno nei sceli più alti, ecco, quando noi parliamo di loro dobbiamo essere profondamente sattivici, sattivici significa avere fatto pratiche di purificazione, di, di, eh, di sgrossamento di tutti i nostri condizionamenti egoico-bellici. <ride> ed esserci portati con la coscienza, perché non è un altrove dal punto di vista fisico, non è un luogo dove loro hanno, è un logos semmai, cioè si tratta proprio di uno stato di coscienza. Quindi possiamo stare con loro, possiamo avere rapporti con loro, ma non in quella forma caricaturale come a volte <ride> viene descritta. Bene, sono, quindi Deva ci sono, c'erano, ci sanno, viaggiano a bordo di queste astronavi. Io, essendo nato in Italia come te, come altri, ho parlato con molti professori di teologia, cattolici, vescovi, eh, cardinali, diedi anche la Bhagavad Gita di Swami Bhagavad Gita, a Papa Voitila che era molto interessato ad altri cardinali e dicevo anche ad alcuni eh, alti in grado nel cattolicesimo ma eh, voi parlate di angeli arcangeli cherubini serafini eh, troni dominazioni ma la gente non ne parla mai al massimo quando qualcuno si comporta bene si dice che è un angelo allora di colpo cambio argomento che interessa a me interessa a te interessa a tutti secondo i veda all'istante della morte chi ci può aiutare ci sono degli esseri che vengono in aiuto degli iscritti onesti e sinceri in quello che è il passaggio che può essere disperazione o liberazione lutto o gloria a seconda di come uno lo vive quindi chiedo proprio a te che sei studi queste cose da tanti anni che cosa succede in chi ha questa conoscenza che hai tu all'istante della morte cioè quando uno comincia a uscire dal corpo fisico temporaneo dal corpo umano in cui stiamo parlando in cui stiamo vivendo adesso è molto interessante la domanda, è di grande portata, anche perché è uno degli stadi, se non addirittura eh, quello più eh, impegnativo, dove il cambiamento può essere radicale, perché è una trasformazione, è una trasformazione di tutte le energie. Eh, la morte non è la cessazione dell'essere, è la cessazione del suo involucro corporeo, del suo strumento di viaggio del corpo, eh, eh, ma la dissoluzione del corpo non corrisponde minimamente alla dissoluzione dell'essere. L'essere è definito nella Bhagavad Gita nel capitolo secondo Stoka 20 come no, cioè è innato, precede la nascita e continua a esistere dopo la morte, anni a te, Quindi è una grande prova e dovrebbe essere il lavoro di tutta la nostra vita, prepararci per questa prova. Perché è veramente l'esame più importante per avere la laurea della vita. Ecco. La conoscenza non è sufficiente, la conoscenza è gnana, generalmente che si tratta di conoscenza metafisica, ma dobbiamo accedere a vignana che sarebbe una realizzazione di quella stessa eh, concettualistica, di quella, testa, di quella stessa teoresi, per accedere proprio a una pratica di questa conoscenza. Ecco che la, la conoscenza diventa saggezza, e da saggezza diventa sapienza quindi è nella sapienza che poi noi possiamo essere consapevoli di questi stadi che superiamo e che passiamo, Patangeli li definisce le, cinque, le sette bumi, eh, in altri casi vengono definiti eh, sotto altri profili ed è vero che tutte le religioni conoscono questo, i buddisti hanno il bardo todol, i cristiani hanno il loro, cioè, ognuno ha una teologia eh, di questo balzo, di questo salto eh, escatologico, chiamiamolo così. Ora, il punto è questo, adesso nessuno ne parla più perché perché eh, eh, la società è dominata dal relativismo e dal nichilismo. Perché questa civiltà moribonda, tra l'altro, terminale tra l'altro, crepuscolare, proprio, è una civiltà che è messa malissimo proprio perché ha abbandonato le conoscenze dell'essere per concentrarsi sulla politica consumistica, eh, mercatistica eh, per cui insomma, eh, le tecnicità. Eh, e il linguaggio tecnico che non ha assolutamente la, la capacità, la portata di affrontare questa dialettica metafisica che stiamo adesso facendo. Quindi io posso dire, eh, eh, con umiltà, vi offro questa, questa prospettazione, questo, questo scorcio, questa, eh, questo punto di vista. Che noi dobbiamo lavorare sulla qualità del nostro, della nostra consapevolezza, perché è la qualità della consapevolezza che ci fa rendere conto, che ci fa eh, essere coscienti della coscienza, altrimenti la coscienza è qualcosa di evanescenza, di qualcosa che esiste nel linguaggio sempre più raramente e sempre usato in maniera più impropria possibile, più astratta e impropria. Invece, la coscienza è il patrimonio principale che abbiamo, ma occorre la consapevolezza per, per averne un'esperienza. Questa esperienza della coscienza è quella che conta al momento in cui si lascia il corpo, perché da lì in poi cominciano una serie di trasformazioni nelle quali il soggetto di partito, chiamiamolo così, no, per non dire morto, perché non muore proprio nessuno. Il soggetto esce dal suo involucro corporeo, strumento straordinario di, di altissima tecnologia di cui ha goduto per tutta la vita, ma uscito dal corpo è spazzato da, eh, da elementi che non è capace di padroneggiare perché è come un neonato che deve ricominciare a riprendere dimestichezza con altre dimensioni in questo universo parallelo, necessariamente parallelo, perché tutti siamo collocati a, a diversi stadi di consapevolezza, anche nella stessa forma umana. Eh, ecco, per cui lì, se posso rispondere alla domanda, proprio se posso concludere così, fare questa chiosa, tutto il capitale di cui disponiamo è la consapevolezza, è la lucidità della coscienza, eh, quella ci indirizza da una parte piuttosto da, che da un'altra, eh, ci ehm, spinge a una reincarnazione piuttosto che a un'altra, ma è quello che succede un po' anche tutte le mattine quando ci svegliamo, perché il risveglio assomiglia molto alla, mo alla nascita, così come l'addormentamento la corrisponde alla morte, uno non è che addormentandosi scompare, scompare... All'io cosciente, perché entra in un oblio che è quello spesso onirico, e, e, e tutta la fase onirica corrisponde al viaggio post morte, il risveglio è la nascita successiva. Tutto è mh, organizzato e eh, non c'è un Dio cattivo, buono, misericordioso o vendicativo a seconda delle, delle sette religiose. No, c'è una. Una legge, io ho fatto una proporzione per me per spiegarlo agli studenti, eh, la divina provvidenza sta al destino, come il Dharma Dharma sta al karma. Questo spiega tutto. ioni sattasati, secondo come una persona si è posta nella vita, la, la coscienza che ha sviluppato, il sentire, eh, quanto è. Eh, sensibile verso gli altri, verso ogni forma di vita, questo dà una direzione piuttosto sensata. Quindi chi sono gli esseri celesti che saranno presenti al nostro ultimo respiro? Questa è la tua domanda. La risposta è quegli esseri che corrispondono alla nostra modalità di coscienza. Quindi torniamo a Dante, a un lavoro bellissimo che Dante ha fatto nella Divina Commedia che poi lo riprende anche nel convivio e in altre opere, eh, in Vita Nova fin dall'inizio. Cioè si sa che può venire quel cherubino nero o quel cherubino bianco, in <ride> inferno sappiamo. E così anche nei Veda, noi siamo attorniati o circondati dalle persone che per Guna e Karma... Ci conducono loro, è una legge di remunerazione matematica, non si può far nulla: non c'è un Dio vendicativo, non c'è un Dio che, che vi fa il condono, non c'è niente di tutto questo. Ci sono le nostre azioni. Eh, Eraclito, quando sentiva parlare del demone, del daimon, daimo, alla fine disse: Ma che daimon, che daimon è daimon, che daimo è demone, è, è l'ego che dovete mettere al posto, insomma, è il carattere dell'uomo. Oma, da donna, dei bambini, quindi ognuno di noi, in questo breve segmento di vita, dalla nascita alla morte, dobbiamo, in questo attimo proprio esistenziale, in questa dimensione, dobbiamo ridarci, dobbiamo lavorare non solo per il nostro risveglio, ma per il risveglio di tutte le persone che incontriamo. Questo è stato il mandato che ho ricevuto da Battivedanta, la sua amici prova. Bellissima spiegazione, quindi per rassicurare i nostri amici possiamo dire che i Veda, che sono stati più antichi della spiritualità umana, affermano che noi esistevamo, esistiamo e continueremo a esistere tutto in base alla semina e raccogli, cioè ognuno raccoglierà quello che ha seminato. Volevo passare al Mahamantra Hare Krishna, allora, io ho detto che sono andato in India la prima volta nel 1968, Marco negli anni 70, ma prima di me e prima anche di lui, un, un americano che io poi ho conosciuto, siamo diventati amici. Allen Ginsberg andò a Rishikesh, a Rishikesh dove poi andarono anche nel 1968 i famosi Beatles e incontrò uno Swami, che succede in India no, di incontrare questi suami, questi maestri. E lui chiese due cose allo Swami, Swami eh, Shivananda. Cosa, che meditazione mi consigli di fare. E Lui gli disse: per questa epoca in cui stiamo vivendo, il grande canto della liberazione è il Maha Mantra. Maha vuol dire grande, Mantra vuol dire Manatra, liberazione della mente. E va detto lui, lo ripeto anch'io. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E all'angisba che tutte le manifestazioni c'era la guerra in vieta, andava con un armonium a soffietto e cantava il mantra, il ma mantra Hare Krishna. Poi gli disse: ma Suami cosa devo fare? E lui ha detto, allargare l'area della coscienza, un po' quello che ha detto... Uh, caro amico Marco Ferini, la consapevolezza. Allora la domanda specifica è: Caro Marco, perché è importante ripetere più volte nel corso della giornata, magari prima di mangiare, eh, offrire cibo, avere un cibo eh, sattvico, come dicevi tu in, in virtù, quindi vegetariano, o nei rapporti umani, o come meditazione? Perché è importante ripetere spesso Hare Krishna? Perché siamo immersi in un mare magnum di vibrazioni egoico-belliche, di grande conflittualità. Il problema delle radicali manda su manda Matteo, manda Baggio o padruta, La gente è conflittuale, gravemente conflittuale, è bellica proprio è in spirito bellico, e la, la discordia e la situazione che a macchia d'olio si diffonde in tutta la società, ma non soltanto tra le nazioni, anche all'interno delle stesse famiglie. Infatti eh, eh, ci sono eh, dei vincoli eh, che prima erano inviolabili o erano eh, non negoziabili che sono stati eh, volgarizzati, profanati e così via. Quindi noi abbiamo necessità di rimettere in equilibrio le nostre aree. Secondo la Ayurveda la salute è rappresentata dall'equilibrio dei dosha. Quindi noi abbiamo necessità anche a livello psichico e soprattutto a livello psichico, poi vedremo qual è... Eh, il rapporto tra corpo fisico e corpo psichico, il corpo fisico è totalmente dipendente dal corpo fisico, e il corpo fisico necessita del corpo fisico. Quindi, queste due strutture della psiche sono quattro le strutture della psiche. Le quattro strutture della psiche sono i sensi, la mente, il senso di identificazione, quindi l'ego, eh, e la buddhi la Buddhi, che è quello che noi potremmo chiamare l'intelletto. Ora, il corpo fisico, se non ci fosse questa struttura psichica, cadrebbe a terra come uno straccio. Come è? Com è che quando il corpo psichico è urtato, una forte emozione, ad esempio, uno shock, o uno spavento, o un, un, la comunicazione di una disgrazia, ecco la persona spesso impallidisce e perde i sensi o perde l'equilibrio o perde la capacità di ragionare, il che è già perdere l'equilibrio. Quindi il mantra serve per riacquistare l'equilibrio, non aspettare di averlo perduto, ma accadrarla anche preventivamente, proprio come una, come una medicina preventiva, medicina per morire perché non è niente a che vedere con farmaci, è un trattamento, definiamolo così, altamente organico altamente eh, biologico altamente ecologico ecologico che consente di mantenere in una dimensione strettamente funzionale il falso ego perché altrimenti si impossessa della nostra personalità e noi perdiamo consapevolezza di noi quindi della immensità dell'essere della potenza dell'essere della pienezza dell'essere quindi il canto mahmantra è per tornare in noi per tornare nell'essere non essere eh, quindi non diventare eh, schiavizzati eh, incatenati eh, dalla eh, identificazione egoica con eh, il corpo con il ruolo con lo status eh, col ceto sociale eccetera 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 quindi Cantare il Mahamantra anche in forma preventiva, ecco. Io la definirei veramente una forma terapeutica preventiva. Ho cercato di spiegarlo ovunque sono andato. Che libera a costo zero, a costo economico zero, libera eh, la mente. libera Perché sai, dire mente, dire mente è un discorso grosso. In Occidente traducono con mente una gran quantità. Eh, di, 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 di concetti anche contraddittori tra loro la mente è Manas in sanscrito, ecco mantra su Manas perché Manas è la centralina dove vengono scaricati milioni e miliardi di data tutti i giorni dai sensi dai cinque sensi, pancia indria quindi è la mente che va tenuta sott'occhio prima di tutto, perché se si archiviano male le emozioni, se si archiviano male l'udito, se si archivia male la vista, cioè tutti questi frammenti di data, poi la persona è confusa, è una persona confusa, diventa malvagia senza saperlo. Quei che hanno perduto il ben dell'intelletto, dice Dante per parlare degli stolti, e loro pensano di poter fare quel che vogliono ma in realtà non fanno quel che vogliono fanno quello che i loro appetiti patologici gli dicono di fare quindi sono schiavi delle loro passioni godasa o schiavi dei loro sensi questo lo dice anche Platone è interessantissimo quindi il canto del Mahamantra è come un, un, una straordinaria formula di benessere proprio benessere essere l'essere sta bene, non i sensi stanno bene, cioè stanno bene anche i sensi. Ma il problema è quando stanno bene i sensi, sta male l'essere. Questo, invece, quando si parla di benessere, significa che stanno bene tutti. Nella città dalle nove porte, tutti stanno bene, benissimo. Eh, Fabio, ci sono delle domande? Dei certo. Sì, sì, sì. Andiamo, cominciamo da Francesco. Vorrei sapere cos'è Vaikunta. Vai Kunta. Vai vai è, è una composizione di due termini sanscriti. Vai, che significa, che significa, in una delle sue eccezioni, privo di, esente da, Kunta, è una T aspirata, è un TH, vai Tunta, eh, eh, significa eh, Mm, eh, ansietà. Vai conta significa esente da ansietà. Quindi è eh, non un luogo dal punto di vista fisico, non è un pianeta, non è un altro pianeta, è una dimensione, è una dimensione, potremmo dire un altro universo, ma non un universo di materia è fuori dal paradigma spazio-temporale e questo è importantissimo capirlo non c'è né tempo né spazio quindi non ci sono costrizioni in questo logos in questa, eh, in questa dimensione è la dimensione per eccellenza spirituale poi allora, abbiamo la domanda di Gabriele dimmi Giorgio no, devo fare una precisazione eh, visto che eh, Marco è una delle persone in Italia che conosco, che conosce meglio il sanscrito. Le traduzioni sono importanti perché loca, loca, vai, vai conta loca, i, i, le dimensioni, i luoghi senza ansietà, qualcuno le ha tradotte con la parola pianeta. Per cui volevo una precisazione breve da parte dell'amico Marco. Quindi l'OCA, secondo quello che hai detto tu, è una dimensione, non un pianeta che gira intorno a una stella come la Terra che gira intorno alla stella Sole. Hai sollevato una, una questione che è in piedi da molto tempo, perché molte traduzioni sono come figurate quindi per far capire meglio si parla di pianeti. L'oca però viene anche eh, inteso nella parola italiana, perché l'italiano è una lingua profonda, ricca, immensa di significati e chi studia il latino e chi studia il greco e chi ha studiato il sancito sa bene quanto siano importanti tutte queste eh, accezioni che si può fare di un vocabolo la parola italiana località viene da loca sentiamo l'assonanza che è formidabile è una località non è necessariamente fisica è, è un luogo è un luogo è un luogo è una situazione in cui si può dire che accadono certe cose perché ci sono certe energie perché ci sono eh, Pensate a, a, ai luoghi in cui costruivano i templi, io ho visitato dei templi per tutta l'India, ci ho fatto anche dei lavori, degli articoli di architettura, e, e, e sono tutti posti straordinariamente energetici, proprio di grande energia, sono anzi di confluenza di energie. Eh, come Allahabad, ma il suo vero nome era Prayag in termini vedici. Prayag significa dove si incontrano due potenze energetiche, che è il Gange e la Yamuna a Prayag. Quindi questo incontro, così anche nell'Himalaya ci sono tanti altri incontri, sono posti carichi energeticamente. Quindi quando si dice pianeti, si dovrebbe aggiungere pianeti spirituali. Allora uno non capisce, capirebbe che non si tratta di pianeti di terra, acqua, fuoco, etere, akasha come ho detto prima. No? Quindi eh, se si chiarisce, se si mette questo aggettivo spirituali va bene. Io comunque eh, dico che è anche un luogo della memoria, della vera memoria, non della memoria mentale ma della nostra memoria dell'anima, proprio la nostra memoria spirituale e anche qui le ve conto. Quindi non è proprio necessario, indispensabile che si prenda un veicolo per andare in Vaikuntha. Si può entrare in quella dimensione semplicemente, eh, eh, elevando la nostra consapevolezza, la nostra coscienza. È vero che qui siamo nel mondo materico, nel mondo di elementi costituiti da atomi, eccetera, ma noi non siamo atomi. Noi siamo esseri spirituali eterni, potentissimi, immortali che vivono proprio della vita. Eh, I corpi sono involucri, strumenti come i pianeti, sono palcoscenici dove noi facciamo questo esame esistenziale per vedere se ci siamo qualificati per tornare a casa nostra, a Vaikunth. Andiamo con altre domande. Gabriella, mi piacerebbe sapere cose su Shambhala. Ah, sono termini che devono essere chiariti perché nella letteratura vedica vengono utilizzati in più modi. Intanto, Shambhu, Shamba, si tratta di nomi che sono collegati a Shiva, che sono collegati, però, non è sempre così quindi. Dovrei avere un riferimento preciso, un passaggio o dei Veda, o delle Upanish, o delle Aranyaka, o dei Purana, o del Mahabharata, o della Mayana, o della Gita, capire, vedere dove è stato usato quel termine per contestualizzarlo, perché è pericolosissimo parlare di un vocabolo fuori dal suo contesto, bisogna vederlo nel suo contesto. Bene, poi abbiamo eh, Silvano che ci dice che mia figlia di tre anni a Copenaghen lo yoga, lo fa tutti i giorni all'asilo. Sono contento per Silvano e dico comunque per chiarezza e per affetto per Silvano e per tutti quelli che ci ascoltano. Attenzione a non scambiare lo yoga per posizioni acrobatiche, per posizioni da contorsionisti, per, perché non è lo yoga cui stavo accennando io prima. Eh? C'è sicuramente anche quella fase, quella parte che è la parte delle asana, che sono le posture che sono molto importanti per i bambini, perché sapete che entro i tre anni si sviluppano le mappe emotive e anche. Le mappe posturali per cui brutte abitudini prese eh, in tenera età, poi le persone ne pagano il conto per tutto il resto della vita. Ecco, quindi sono contento che la figlia di, mh, di tre anni di Silvano a Copenaghen faccia yoga, ecco, c'è da augurarsi che in questo yoga si possano cominciare a mettere le premesse anche dell'aspetto teoretico, dell'aspetto filosofico, dell'aspetto psicologico, dell'aspetto sociologico, perché lo yoga è una civiltà, è un insieme di scienze che possiamo proprio parlare di scienze dello yoga. Noi abbiamo fondato un'università che si chiama un Università Popolare delle Scienze Tradizionali dell'India e sono scienze tradizionali dello yoga. Quindi, è bene che cominci da tre anni sono contento per silvano e per sua figlia ecco attenzione a non fermarci a non fermarsi alle asana o alla respirazione che sono tutte fasi importanti di una particolare scuola di yoga che è una tra le più importanti alle fonti dello yoga che è yoga sutta di patanjali o ashtanga yoga yoga in otto componenti Giorgio, senti, c'è ecco, un ascoltatore di Totem che dice: Ascoltavo Totem sì. nel 1997-98. La ascoltavo in auto alla sera tornando a casa dopo essere stato a trovare una fidanzata che avevo all'epoca. Ci racconta Max: Percorrevo mentre, appunto, percorrevo la strada. ho tratto dagli argomenti radiofonici di Totem dell'epoca. Mi sentivo lontano dalla realtà in cui vivevo. Totem dava spiegazioni, dava un senso. Quindi, grazie, Max, di questo. Ricordo, e poi Marco invece dice: Stavo pensando quanto cambierebbe l'umanità se in TV ogni sera assistessimo a dialoghi come questo anziché al berciare di persone che si parlano addosso. E anche questo è, è vero, forse non è un caso che, che le cose stiano in questa maniera. Lorenzo, quando l'essere lascia il corpo, quanto tempo passa prima di prendere un altro? Questa è una domanda. Ricorrente, e se in quella dimensione il tempo ha un'altra valenza, che senso può avere dire poco o tanto tempo? Ha un'altra valenza, ma. Ah, allora, sua... prego, prego. No, volevo fare una piccola presentazione io prego. su Shambhala. Allora, questa parola Shambhala ha affascinato veramente tanta gente. Eh, che cosa, al di là del significato etimologico della parola, il senso pratico è che l'Himalaya, che etimologicamente vuol dire la terra delle nevi, è abitata da grandi maestri e abitata anche dai Deva, tant'è che Shiva vive in Monte Kailash, in una dimensione che non è, visto che qui siamo tra il visibile e l'invisibile totem, non è visibile a tutti, allora volevo citare eh, Swami Bhaktivedanta Vedanta che andò alla riunione che c'è eh, ogni certo numero di anni, ogni 12 anni, la Kumamela, Mela e alla domanda che gli fece un devoto del movimento Hare Krishna lui rispose il 20% di quelli che vedi qui alla Kumamela, Mela eh, sulle rive dello Yamuna del Gange non hanno più niente a che fare eh, con eh, il mondo materiale allora il devoto fece un calcolo e disse intendi 4 milioni e lui pare che disse sì e vivono in isolamento eh, nelle caverne dell'Himalaya, in riva al Gange nelle foreste e molti di loro appaiono proprio alla Kumamela. Mela e se andate alla Kumamela, Mela ci sono anche il campo degli are Krishna che è molto attrezzato anche dal punto di vista alimentare, poi volevo che Marco rispondesse all'ultima domanda. Io personalmente, se guardate www.cerquetti.org, regalo cinque miei libri. Poi, Marco, puoi dire i libri che hai tu. Uno si chiama Incontro con la chiara luce. Io ho un'esperienza più di una volta di coma, uscire dal corpo e posso testimoniare personalmente che il tempo è relativo a come uno lo vive, perché magari di notte possiamo sognare un'intera vita di notte e svegliarci così, o un bravo regista ti fa la vita di Gandhi in due ore e mezzo, ma Gandhi non è vissuto due ore e mezzo, quindi nella concentrazione spazio-tempo o quello che noi riusciamo a cogliere dello spazio-tempo, esiste una dimensione superiore ai sensi chiamata extra sensoriale quindi eh, tu marco cosa ne pensi dopo la morte uno rinasce subito rinasce dopo quando torna vai con non torna più qua puoi dare qualche risposta veloce su, su questi temi poi tornerai perché sono temi molto importanti noi andiamo avanti grazie a fabio con il ritorno di totem in sintesi in sintesi ci è molto utile fare l'esempio del sogno. Anche nel sogno accadono fatti straordinari che nella vita diurna, nella vita di Veglia, prende mesi o anni per fare certe esperienze, e nel sogno si può fare in pochi secondi o in pochi minuti. Quindi il sogno sta a viaggio post-morte, come il sonno sta alla morte. La morte è, è qualcosa di non esistente dal punto di vista oggettivo, non esiste, è un cambio di status, è un cambio di dimensione. È la coscienza che ci portiamo dietro, che è il vero patrimonio, la consapevolezza del nostro essere. Quanto siamo consapevoli? Se siamo consapevoli sufficientemente, siamo fuori dal tempo. Quindi non c'è tempo, è fuori dal tempo. Se invece non siamo consapevoli della nostra coscienza, quindi non siamo nella pienezza dell'essere, allora quello stato di coscienza che abbiamo si determina nello spazio e nel tempo. Quindi lo spazio e il tempo è proporzionale alla nostra, eh, al nostro sonno spirituale, alla nostra eh, non capacità di realizzarci spiritualmente in accordo al nostro non risveglio mentre nel risveglio cessa proprio cessa eh, si esce fuori siamo proprio fuori dal, da, dal tempo spazio e come dice patangeli nel suo terzo pada noi abbiamo ricevuto una sorta di visione di attenzione per ciò che prima era invisibile, per ciò che prima non si perceveva. Lo dice anche Dante nella Commedia. Qui siamo proprio all'ultimo, nell'ultimo nell canto del Paradiso, dove dice: Qui vedo tutto riunito in uno quel che per l'universo si squaderna. Quindi è molto interessante questo punto, perché dipende dalla nostra consapevolezza. Coloro che sono spiritualmente risvegliati, Termina lo spazio e il tempo. Caivallia, Caivallia significa che la persona è libera, è totalmente libera di agire, di muoversi senza i condizionamenti. Perché sono i condizionamenti che appesantiscono la vita delle persone, che fanno soffrire, che fanno invecchiare prima del tempo, che eh, provocano tanti dolori, tante sofferenze, inimicizie, conflittualità, eccetera. Quindi la vita è fatta per la realizzazione spirituale. Allora, abbiamo due o tre domande dai vatri ancora. Intanto, una è proprio sul tempo. Cos'è il tempo? Si può dire secondo Agostino, Agostino di Pona, si può dire secondo eh, Tommaso d'Aquino, si può dire secondo Einstein, eh, che lui ha curvato il tempo. E si può dire secondo i Porana. I Porana ci parlano di un tempo ciclico ma anche Socrate, anche Platone, anche Plutino ci parlano di, di, di tempi ciclici. Il tempo ciclico è, è un avvicendarsi di stagioni cosmiche, sati a tre, da due pareccali, noi siamo nelle radicali adesso, che si avvicendano, ecco perché nei testi indiani non trovate una così scrupolosa attenzione alla storia, alla storia come conosciuta in Occidente, perché l'Oriente, in particolar modo l'India, eh, non dà tutta quella importanza all'evento storico, eh, all'accuratezza dell'evento storico. Noi come occidentali abbiamo bisogno di fissare quei paletti, ma nella visione di un tempo ciclico è molto più importante Qual è la nostra evoluzione? Perché questo è, è il vero da fare. Noi non abbiamo da fare altro, il resto è illusione. Per esempio, per rispondere a questa domanda, è interessante non vedere il mondo come reale, ma vederlo come un sogno. Bhagavata Purana, uno, una delle opere più meravigliose della letteratura puranica l'amore di tutti coloro che seguono il sentiero dell'amore, nel primo canto, nel primo capitolo, nel primo shloka, quindi la prima strofa del primo capitolo, del primo canto, si dice questo mondo nient'altro che un sogno è ritenuto reale da grandi saggi e deva, perfino loro cascano vittima di questa Apparenza la incapacità di distinguere tra le apparenze e la realtà. Quindi, quando noi viviamo nella realtà, il tempo scompare. Più stiamo fondati nelle apparenze, quindi facciamo una vita di apparenza, una vita di non realtà, come direbbe Parmenide, no? Da non essere che sembra che viva il non essere. Ecco, in quel caso allora. Il tempo varia enormemente, una persona felice il tempo gli passa in un attimo, non si annoia mai, si sveglia la notte perché c'è da fare cose belle. Una persona eh, che è condannata all'inedia, alla pigrizia, alla letargia, si lamenta di tutto, e tutto diventa tremendo, pesante, lento, vischioso, eh, conflittuale, quindi una vita da non augurare a nessuno. Quindi la percezione del tempo, questa è la risposta sintetica, dipende è in relazione al nostro livello di consapevolezza spirituale. Alessandro, caro Marco, hai avuto esperienze dirette con i deva o qualche essere di luce? Se sì, puoi raccontarci la tua esperienza? <ride> Sono imbarazzato nel rispondere a questa domanda. Mi è parso di essere stato in ottima compagnia in diverse circostanze della vita, sapevo che i Deva non si possono vedere, a meno che non abbiamo delle circostanze di necessità, e evidentemente le mie non erano circostanze di necessità, ho ringraziato perché ho avuto intuizioni che mi hanno aiutato enormemente, che mi hanno aperto finestre, in un buio pesto che mi hanno tirato fuori da pericoli per i quali la mia intelligenza non era sicuramente sufficiente come, sufficiente come non lo sarebbe oggi, ma posso dire che questi grandi aiuti ci sono e quindi ci sono anche gli aiutanti. L'ultime due sono entrambe sulla reincarnazione. La prima dice: La canzone L'arcobaleno di Mogol descrive lo stato alla fine delle rincarnazioni, o tra una rincarnazione e l'altra. Nel testo dice di essere diventato tramonto di sera. La conosciamo la bellissima canzone. Le foglie, eccetera. C'è qualche spunto? Secondo te? Ma eh, se uno fa una vita bella, eh, il suo hobby è aiutare quante più persone possibile. A liberarsi dai loro condizionamenti è tutto un arcobaleno, e anche quando si, si hanno delle apparenti disgrazie, sono proprio quegli arcobaleni che ci danno di nuovo l'orientamento. È molto interessante il termine orientamento. E poi Federico dice: Come possiamo avere la certezza della rincarnazione e non solo la speranza? Non ho sentito bene la parola. Sì, la, eh, come possiamo avere la certezza della rincarnazione e non solo la speranza? Beh, eh, tutto avviene attraverso l'esperienza: nasce come speranza. Eh, un bambino che va a scuola spera di passare agli esami, eh, un giovane che intraprende un lavoro o un malato che si, che si pone in cura spera di guarire. Però se fa le cose giuste la guarigione la sente arrivare. I sintomi, i sintomi sono una realtà. Ora hanno inventato una nuova patologia, gli asintomatici. Sì. E però insomma i sintomi, i sintomi si sentono. Non è che dobbiamo essere convinti da altri per sapere se siamo malati o sani, come sapere se, se siamo sazi o se siamo affamati. Bastiamo da noi. Eh sì, siamo arrivati al grande sogno, no? purtroppo, del, del sano che diventa malato. Questa Giorgio te la devo leggere, però, sempre sulla rincarnazione, magari rispondi tu Giorgio, quante anime esistono? Centinaia di miliardi di individui sono vissuti nella storia umana. Com'è possibile quindi far incarnare centinaia di miliardi di anime? Dove vivono ora gli altri non incarnati? Allora, volevo prima volevo ringraziare Marco e dopo che io ho finito visto che il tempo è eterno ma la trasmissione finisce eh, se dopo Marco fai vedere i tuoi libri dai i tuoi dirizzi se qualcuno ti vuole venire a provare allora eh, avevamo fatto Fabio se ricordi una puntata insieme agli Ari e a Tea certo. ecco eh, Pochi giorni fa Thea ha incontrato personalmente Mogol, Mogol quello che ha scritto eh, «Chiamale se vuoi emozioni, canto libero con Battisti». Lui è il paroliere, quindi il vero successo di quelle canzoni sono le parole. E lui è molto interessato all'incarnazione. Lei gli ha regalato il mio libro «Gli antichi maestri sono ancora vivi». Nel senso che c'è sempre la presenza dei maestri sul pianeta Terra, e ogni tanto vengono anche gli Avatar che sono maestri per eccellenza, cioè esseri superiori che non perdono mai, come diceva Marco, la consapevolezza. E eh, quindi Mogol, magari possiamo anche chiedergli di partecipare se vuoi alla nostra eh, ritorno è ben... di tot, lui... Bellissimo, inter... sì, non lui interessa ma. C'è molta gente che è interessata a questi temi per quello che voglio che Marco adesso chiude, e finisco su quanti miliardi siamo. Eh, dando il suo recapito, indirizzo e fare vedere i libri scrive lui, ma siamo eh, lui ha citato il Purana Marco Ferrini. In un Purana ci sono due che vedono delle formiche che camminano e uno dice all'altro ma sai chi erano quelli lì vedi come camminano bene erano tutti guerrieri allora se noi partiamo dal fatto che solo gli esseri umani muoiono e si reincarnano esseri umani allora i conti non tornano se però calcoliamo secondo quello che dicono le statistiche che per ogni essere umano sono 15 milioni di formiche allora vuol dire All'inizio del Novecento c'era un miliardo di spiriti eterni incarnati in corpi umani, adesso sono circa 7-8 miliardi. Quindi qualcuno viene da altre specie o da altri pianeti. Per cui i conti tornano se estendiamo il concetto di reincarnazione a anche a chi viene da specie non umane o aliene addirittura. Eh, per quello che riguarda il tempo, volevo chiudere con una battuta sdrammatizzante. Una volta io ho fatto migliaia di conferenze, come le fa anche Marco, uno mi ha chiesto cos'è il tempo. Io guardai l'orologio e dissi quanto tempo ho per rispondere. L'eternità è un libro che non ha nel primo o nell'ultimo capitolo e ogni momento è un episodio, un momento dell'eternità. Io inviterei prossimamente, perché anch'io ho studiato italiano, latino, greco e sanscrito e anche la Divina Commedia. Inviterei Marco a tornare e parlare dell'analogia che c'è tra una certa cultura tipo Platone, Dante Alighieri e Veda. Parliamo solo di quell'argomento. Però, caro Marco, grazie per essere stato qui con noi. Marco è veramente un'intera raccolta di informazioni enciclopedico su tutto sa ma dove ti si trova chi vuole andare chi vuole scriverti chi vuole i tuoi libri come fa Allora può scrivere a CSB Store. E può ordinare, può, può visitare il sito, può visitare eh, la raccolta, ci sono migliaia di opere tra libri, eh, seminari, conferenze che ho tenuto anche all'estero in diverse parti del mondo, ma soprattutto eh, nelle università italiane, negli ospedali, in luoghi istituzionali, in Parlamento, e, insomma in tanti luoghi. Quindi. Può scegliere su tutti questi temi che si sono toccati stasera ci sono decine e decine di lavori quindi sarà da sbizzarrirsi noi ci troviamo okay. a Ponsarco Pisa, Ponsarco, Pisa. Eh, il nostro eh, indirizzo email lo, lo puoi dare tu magari eh, Fabio eh, se lo vediamo in onda, csbstore.com, quello sì. che, che hai detto. Ci fai vedere magari due, sì. 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 so che hai da far vedere qualcosa eh, che ti Questo riguarda. È un, è un piccolo libro, ma densissimo. Pensiero, azione e destino. Potremmo dire da, dal mondo sottile del pensiero al mondo... Eh, Pratico dell'azione e che cosa ne consegue, è quello che si chiama karma, che io però ho voluto dare come destinazione o come esito del nostro pensare e del nostro agire. E questo è un, è un, è un libro molto denso di tutte queste dinamiche. Insomma, si parla della psicologia indovedica che ha millen millenni di anticipo rispetto alla sua eh, omologa occidentale. Questo è un lavoro sulle emozioni, questo è l'ultimo lavoro che ho fatto sulle emozioni. Il maschile e il, e il femminile convivono in ciascuno di noi. Conoscerli per armonizzarli e viverli con successo, come vivere il maschile e il femminile senza essere necessariamente omologati, eh? ma viverle nell'armonia, questo è emozioni. È un libro eh, multitestuale, quindi ci sono link dentro, ci sono, si può accedere attraverso eh, la forma digitale, l'ebook, attraverso spezzoni di video, di seminari, di conferenze, di lezioni. È molto divertente, è molto dinamico. E questo è il lavoro che considero eh, non dico il più importante, ma uno dei più importanti, è il primo, probabilmente il primo trattato al mondo di psicologia del profondo e delle vette luminose. Quindi qui con millenni di anticipo si chiarisce il concetto di inconscio, di corpo sottile eh, e le tecniche yoga per poter eh, Gestire la mente come un assistente, come un servo sterzo, diciamo così, e l'inconscio come un poderoso amico che ci consente di vedere anche da molti altri punti di vista rispetto all'io cosciente che ha molti limiti. Questi sono gli Yoga Sutra di Pratipat, i sono i 196 Sutra sullo Yoga è proprio un trattato a tutti gli effetti, probabilmente uno dei primi trattati scientifici dell'umanità, un trattato a tutti gli effetti, quindi una psicologia della prassi, una filosofia della psicologia, una filosofia della prassi per come mettere in pratica lo yoga in tutte le sue componenti per vivere in maniera veramente soddisfacente, illuminante e con Molta gioia la nostra relazione con tutte le creature, grazie di cuore a Marco Ferrini, grazie a Giorgio Cerquetti, a tutti voi che ci avete seguito nella chat. Poi, se vorrete, vi invito anche a leggere perché ci sono per entrambi dei bellissimi commenti. Adesso non abbiamo il tempo di leggere, ma potete farlo sicuramente. Poi, dopo la trasmissione, buonanotte e caro grazie saluto di a tutti voi. Caro saluto a Crishan, Hare, Hare Krishna caro Fabio.